Compie 20 anni il reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, fondato nel 2004 dal dottor Letterio Morabito. Due decenni di costante crescita di diagnosi terapeutica e prestazioni medico-sanitarie che fanno di quello pesarese il quarto miglior reparto d'Italia e lo inseriscono nella top 50 delle eccellenze mondiali secondo la classifica 2024 stilata dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek. Anniversario e risultati celebrati con sguardo al futuro nel convegno tenutosi all'Hotel Charlie di Pesaro dal titolo 20 anni di neurochirurgia tra scienza e tecnologia. È l'occasione per festeggiare i 20 anni di inizio di questa attività neurochirurgica a Pesaro e ripercorrere tutte le tappe che hanno permesso di fondare un reparto, organizzare un'attività, fare in modo che questa attività fosse proficua e a livello delle altre neurochirurgie italiane. Qualità di prestazioni che si legano anche alla capacità di intervenire su cospicui numeri di interventi a livello quantitativo. Dal 2022 abbiamo superato i 1000 interventi all'anno, siamo un reparto di 18 letti con 8 collaboratori più me che sono il direttore e quindi un volume di azione molto, molto grande, cospicuo per una regione che ha 1,5 milioni di abitanti. Al momento siamo la neurochirurgia più grossa della regione. Quantità e qualità che fanno del reparto pesarese un polo di mobilità attiva. Il bacino dei pazienti è sicuramente regionale e poi nazionale, nel senso che le regioni intorno sono sicuramente regioni che fanno riferimento anche al nostro centro. Quindi Romagna, Abruzzo e Umbria sicuramente fanno riferimento al nostro centro. Cura del paziente, costante aggiornamento tecnologico e proficuo dialogo e confronto con altre realtà di eccellenza nazionale. Sicuramente molta attenzione al paziente, molta attenzione ad avere un rigore nella gestione delle terapie, nella gestione delle scelte delle diverse terapie ed eventualmente anche alcuni centri a cui riferirci quando la situazione fosse così complessa da richiederlo. Fra le proficue collaborazioni anche quella con la realtà milanese del Niguarda e con l'esperienza in neurointerventistica del dottor Edoardo Boccardi. Cosa vuol dire essere neurointerventisti? Vuol dire, anziché i neurochirurghi arrivano al cervello aprendo la testa, noi invece arriviamo al cervello dall'interno, inserendo dei cateteri che di solito entrano dall'arteria femorale, quindi dall'inguine, e poi si sale tutto il corpo e si arriva al cervello. Da lì, poi una volta che siamo nei vasi cerebrali, possiamo fare diverse cose. Di solito sono problemi legati alle lesioni vascolari del cervello. Bisogna ricordarsi che nessuno è bravo da solo. È importantissimo essere sempre aperti alle altre esperienze e noi ci consideriamo sicuramente una branca della neurochirurgia presa in generale, quindi dell'operare all'interno della testa e del cervello, loro da fuori, noi da dentro, ma per raggiungere lo stesso obiettivo, che è sconfiggere le malattie cerebrali. Quindi assolutamente la sinergia, che spesso vuol dire amicizia, perché si hanno i successi insieme ma si hanno anche gli insuccessi insieme, quindi si soffre da un lato ma poi si viene gratificati dall'altro, quindi è fondamentale, sì. Il tipo di lavoro è sicuramente un lavoro che cresce come esperienza, cresce come difficoltà, ma l'onestà intellettuale è l'unica cosa che ci rende fondamentalmente in grado di dare ai pazienti il trattamento corretto.